Grazie Michela. E adesso preparatevi ad una presentazione altisonante. In questa incantevole cornice, cullati dal rumore di queste acque cristalline, all'ombra degli alberi secolari, di queste fronde fresche, è il momento di presentarvi il re incontrastato di questo territorio. Signore e signore, ecco a voi il Tartufo. Perbacco, e questo è Pietro Borroni. Buongiorno Pietro. Ciao Davide. Direttore commerciale della più importante azienda di tartufi al mondo. Qui non sto esagerando, ho detto bene? Hai detto la verità, hai detto la verità, e sono felice di presentarti un po' tutti i nostri tesori. Quindi partiamo dal tesoro più importante che abbiamo, che è il tartufo fresco. E qui siamo nella stagione, siamo alla piena maturazione del tartufo estivo. Quindi estivum, tuber estivum. Meraviglioso. Senti il profumo. Profumatissimo e di dimensioni ragguardevoli. Ed ora siamo proprio nella fase in cui la maturazione è ai suoi massimi, perché una volta poi sezionato il colore nocciola dirà proprio che siamo nel suo massimo splendore del tartufo. Di sapore e profumo. Sì. Però tutti si spaventano a parlare di tartufo, ma noi vogliamo oggi portare il tartufo su tutte le tavole. Perché il tartufo fresco, tutti immaginano... Tu dici si spaventano per il prezzo. Bravo, si spaventano, immagino di andare a 3 stelle Michelin per trovare il tartufo. Invece noi abbiamo coniugato il tartufo con tutto ciò che può essere anche una dieta quotidiana. Cioè, perché non? Per esempio? Per esempio, abbiamo creato dei sughi pronti, dove in 2 minuti tu hai un'altissima ricetta di cucina con ingredienti di alta qualità arricchiti col tartufo. Per esempio, quindi, qual è un sugo pronto? Pomodorini con ricotta e tartufo. Ah! Quindi, oppure un pesto rosso, sì. Dove a casa praticamente in pochi, in 2 minuti, una volta che pasta al dente, scalda. E si mette il sugo pronto col tartufo. Perfetto. Ma è meraviglioso. È un modo per rendere il tartufo più... alla portata di tutti. Bravo, alla portata di tutti. Queste che cosa sono? Ma questa è una novità di quest'anno. Abbiamo sviluppato delle salse apposta per la carne. Che non c'entra col tartufo. Sì, no, c'entra col tartufo. Sono al tartufo. Quindi è un'innovazione. Che salsa è? Questa è un barbecue al tartufo. Ma come si sente? Si sposa bene con tutto ciò che sono il grill. Questa è meravigliosa. E l'abbiamo chiamati grills come questa tipologia. Questa è meravigliosa. Allora, partiamo anche da un aspetto di condimenti, perché il tartufo può anche arricchire dei piatti attraverso dei condimenti. E il prodotto principale è l'olio, quindi l'olio al tartufo, tartufo bianco, al tartufo nero. Dopodiché abbiamo una serie di condimenti che sono aceti balsamici, anche il sale al tartufo, in modo che il piatto viene completato a livello finale con questa caratteristica. Fino addirittura, tu credo che non te l'aspetti, ma arriviamo anche al dolce. Quindi, ho buttato con la coda dell'occhio e ho visto... dei cioccolatini, se non mi sbaglio. Dei cioccolatini veramente pregiati che facciamo noi in azienda. Guardate qua. Con nocciole d'alba e arricchiti col tartufo. Senti, ma qui c'è una quantità di prodotti straordinari. Dove si possono trovare? Noi serviamo praticamente dall'altissima ristorazione, quindi i massimi chef di tutto il mondo, e poi arriviamo ai dettaglianti, alla GDO, quindi tutti i canali, e abbiamo praticamente una linea di prodotti specifica per ogni canale di vendita. Scusa, Antonello, cioccolatino al tartufo nero, sembra un piccolo tartufo nero, e invece è cioccolato al tartufo. Dopo faccio vedere come si usa. Adesso è il momento del tartufo degli chef, cioè del re degli chef, il nostro Fabio Campoli. Chissà se ha mai assaggiato un cioccolatino al tartufo. Dicevo come si usa, molto semplice, ecco qua,